In Italia c'è un degrado a livello musicale che penso che non so se riusciremo in futuro ad andare peggio del livello che abbiamo raggiunto in questi anni. Cioè la musica italiana conosciuta in tutto il mondo. Con gente come Bocelli, Pavarotti, ma non solamente loro, penso ai grandi cantatori che ci sono in Italia, che ci sono stati, cioè, ma tutti, da Battiato, a Bennato, a Venditti, a Dalla, a De Gregori, a Renato Zero. Io non sono un grande amante della musica italiana. Mi piaceva una grande voce che era quella di Augusto Daolio, dei Nomadi, e non sono stato un grande amante né di Vasco né di Ligabue, e però ammetto che questi sono dei giganti, sono dei grandi artisti, sono veramente, cioè, il top rispetto a quello che c'è oggi. Cioè, qui stiamo parlando che quelli sono dei mostri sacri. Non avrei mai pensato che in Italia fossimo poi arrivati a quei livelli qui di trap, rap, trip, trup, trap, trap, tip, tap. Quelli non avevano bisogno di fare pagliacci su YouTube facendo i dissing fra di loro, fra i trapper, vengo qui, vengo là, disso quello, roba. Quelli non producevano sterco acustico, quelli facevano musica. Allucinante, allucinante quello che oggi i ragazzi italiani devono ascoltare a livello musicale. Cioè, io inorridisco, ma non solamente per la trip, trap, trup, trap, perché anche gli altri cantanti che non fanno trip, trup, trap, rap, top, tip, cioè, siamo veramente arrivati a dei livelli che sono veramente pietosi, pietosi, pietosi. Se io penso che a, non lo so, a 16 anni, 17 anni, 18 anni, questi 15 anni vanno a vedere queste cose mentre io non lo so, cioè alla loro età, cioè andavo a vedere i Guns N' Roses, i Pink Floyd, cioè o andavo a Rock in Rio a vedere Metallica, cioè penso che o vedere Bob Dylan all'arena o vedermi Bob Marley, cioè stiamo parlando veramente di, io li ho visti tutti i più grandi, sia quando sono venuti in Italia. Comunque, ho viaggiato anche tanto perché mi comunque all'estero anche per vedere i concerti. Cioè, se penso che io andavo a vedere Bruce Springsteen e questi qui vanno a vedere i Trap Trip Trup Trap Trap Trap, cioè, qui siamo passati dalla A Street Band di Bruce Springsteen a questa roba qua. Cioè, ragazzi, ma siamo veramente alla follia. Ma anche i cantanti italiani che c'erano allora sono dei mostri rispetto a questa cosa qui, perché veramente, veramente reputare cantanti questa gente è veramente è uno spreco di parole. È come se paragoniamo, non so, Maradona al giocatore ultimo non so, di una squadra di serie Z, ma forse manco quello, perché non c'è neanche da fare paragoni. La musica non sono questi, la musica, cioè i cantanti non sono questi. Io non sono un grande amante di George Michael o di Elton John, però per dirti basta prendere questi qui e sentire come cantano, o andate a prendervi, non so, non sono neanche stato amante per dirti dei Queen, di Mercury, Freddie Mercury, ma qua stiamo parlando di mostri sacri. Cioè, io diciamo ero un po' di più, sono molto più, a parte che ho visto tanti gruppi anche che non sono rockettari, vedo Bob Dylan, ho visto Bob Dylan, Tom Petty, Heartbreakers in concerto, per l'amor di Dio, non sono metal, certo, sono anche un molto amante degli Iron per dirti, però io mi ricordo da ragazzino ho visto in Nirvana, ma di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Cioè, qui siamo passati da non lo so, cioè dai Dire Straits,
cioè, a questa gente qui, cioè, siamo passati veramente a livelli che. E se penso oggi che ai tempi miei reputavo musichetta gente come i Duran Duran. O i Broski Beat o Frankie Goes to Hollywood, per dire, li reputavo musichetta, cioè perché cioè questi sono dei giganti a confronto, cioè, ma come si fa ad andare ad ascoltare sta roba? Come si fa veramente questa gente che questo trip to track, che poi, per amor di Dio, in quel genere lì ci sono dei grandi artisti, quelli americani però, tipo Eminem lì, come si chiama, o altri ci sono, anche quelli, gli americani però, americani, non questi qui, cioè, ma ragazzi, no, vabbè, magari in Italia uno, due, tre, bravini ci sono, ma il resto di questi qui che parlano, che è proprio una roba che ti viene l'orticaria, l'orticaria, a me non mi piace manco uno, però dico, cioè, ti viene l'orticaria, ma dico, allora a questo punto andatevi a ascoltare Vasco Rossi, ascoltatevi Ligabue, ascoltatevi quella musica lì, almeno quella è musica, musica può piacere o non può piacere, ma è musica, stiamo parlando di musica, cioè, allucinante, veramente, la musica italiana negli ultimi anni ha raggiunto dei livelli impresentabili, impresentabili. Adesso, per cantare deve essere tutto pieno di tatuaggi, tutte queste cose qui. Per cantare, scusate, cantare. Cantare. Per gracchiare, per sparlicchiare. Cioè, veramente. Cioè, no, cioè. Pensare che io ero a Rock in Rio a sentire. Cioè, c'è sta gente qui a sentirmi Metallica. Cioè, e sentirmi questi qui mi viene proprio. Cioè, o i Pink Floyd. Cioè, io ero a vedere Pink Floyd, ragazzi. Ero a vedere Pink Floyd. Cioè, questi ragazzini, guardate cosa vanno a vedere adesso. Non ho più parole, non ho più parole.